Tra una prova e una prima siamo venuti al tempio di Meiji Jingu, approfittando della presenza di colleghi giornalisti italiani. Un po' di meditazione non fa mai male, prima della frenesia della prima. I corridoi dei camerini iniziano ad animarsi, mancano 20 minuti prima della prima di Tosca. Insolitamente in sala trucco, Jean-Louis Grendat, regista di Tosca, ci regala qualche battuta. Qual è il segreto di una bella mise en scène? Una bella mise en scène si fa con il cuore, con l'amore degli artisti, della musica, dell'opera, di tutta la gente che fa questo stupendo mestiere. Allora dirò che per questa Tosca ho lasciato tutto il mio cuore sul palcoscenico e spero che andrà bene. Sono sicuro, ha già avuto molto successo, incrociamo le dita anche sì. Per il debutto giapponese. Allora lo faccio subito. Grazie, ciao. Ciao. In bocca al lupo. Crepi lupo. Foyer del Bunkakai Kan, pubblico delle grandi occasioni, mancano 15 minuti all'inizio della prima di Tosca, l'inaugurazione del Regio Japan Tour. Intercettiamo Marcello Alvarez in camerino poco prima, anzi nei corridoi. Grazie Marcello, in bocca al lupo, il nostro Cavaradossi. Siamo con Kumiko davanti al camerino del maestro Noseda. Qual è la parola giapponese del giorno? Cosa vuol dire? Palcoscenico, siamo nel posto giusto. Grazie, ciao. Ciao. Ci sono i bambini dell'FM Coro che ci dicono ciao. Konnichiwa. Grazie, mi sono commossa. E sugli applausi alla fine del primo atto di Tosca si chiude questa pillola di passione. Abbiamo inaugurato il Regio Japan Tour con un grande successo. A presto, Paola Giunti, Teatro Regio, Tokyo. Occhio sipario!